diritto è forma, ordinamento, calcolabilità delle cose di questo mondo. E al tempo stesso non ha giustificazione. Come dice Schmitt, il diritto è auf einem Nichts gestellt, fondato su un nulla giuridico. Tutti i più pregnanti concetti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati. Schmitt non dice, come credono tanti miei colleghi, che il sovrano decide sul caso d'eccezione. Dice una cosa molto più radicale. Dice, sovrano è chi decide sul caso d'eccezione. Dentro quella che voi credete sia una grossa torta ben costruita, c'è un elemento di negatività indeterminata che fa sì che ogni tanto questa torta si autodistrugga. Colui che la autodistrugge è il sovrano, che può stare dappertutto, non necessariamente sta sopra. Dire sovranità e dire rivoluzione è la stessa cosa. Questo è il radicalismo schmittiano. Non necessariamente il potere che ha posto è lo stesso che disporrà. Se i concetti moderni della dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati, quale concetto teologico viene secolarizzato in questa nozione di sovranità? Concetto che viene secolarizzato, il concetto teologico che viene secolarizzato, è il concetto di miracolo. La sovranità non è la secolarizzazione del concetto di Dio, che è una banalità. La sovranità, quella di cui parla Schmitt, è la secolarizzazione del concetto di miracolo. E che cos'è il miracolo nella dottrina teologica? È una interruzione sovrana dell'ordinamento, dove sovrana vuol dire fatta dal sovrano dell'universo, cioè da Dio. Che cosa implica il concetto teologico di miracolo? Quello teologico implica l'esistenza di un ordine voluto da Dio e l'esistenza di un comando, di una volontà divina che nega quell'ordine come eccezione. Bene fin qua? La secolarizzazione del concetto di miracolo in Schmitt, e questa è la teologia politica schmittiana, consiste nel fatto che il concetto di miracolo viene trasposto in un universo, l'universo giuridico moderno, dove l'ordine non c'è. Per cui il miracolo è che esista l'ordine. L'elemento miracoloso nell'età moderna, nell'età che ha abbandonato Dio come fondamento, l'elemento miracoloso è che ci sia un ordine. Naturalmente, dire che l'ordine è miracoloso è un altro modo per dire l'ordine è precario, l'ordine è affacciato sul nulla, l'ordine contiene dentro di sé il nulla. È la stessa cosa. Ecco perché dire sovranità, si può parlare di sovranità solo se si parla di teologia politica. Non una teologia politica del fondamento, ma la teologia politica dell'assenza di fondamento, spiega la sovranità. Cioè Schmitt sostanzialmente dice, è tanto controrivoluzionario cattolico vecchio stile da poter dire ciò che vi è di fondamentale nell'età moderna è che non c'è più Dio a fondare la convivenza umana, sociale e politica. Dobbiamo interpretare l'esistenza degli ordinamenti politici moderni come un'esistenza miracolosa, cioè come il fatto che esista un ordine è un'eccezione rispetto al nulla di ordine che è la normalità moderna. La quale sarà fondata sul nulla. Allora, attenzione, sul nulla vuol dire, detto con un'altra parola, fondata sul conflitto, ad esempio della Repubblica Italiana e della sua Costituzione, che non è per niente una Costituzione pacifica, pacifista, che trae la propria legittimazione da una mediazione storica di lungo periodo, no? Non si presenta come un prodotto dell'evoluzione secolare della sostanzialità nazionale italiana. Si presenta come il frutto di una cesura
di una rivoluzione, di un conflitto, di una guerra civile, di cui permane una chiarissima evidenza nella 12ª disposizione transitoria finale, divieto di ricostituzione del 18 partito fascista, e nell'orientamento complessivo antifascista e progressista della Costituzione. Le Costituzioni sono gli ordini che esistono miracolosamente in quanto posti da una volontà speciale, ordini che non hanno alcuna legittimità sostanziale, hanno solo la legittimità dell'essere stati posti dal vincitore di un conflitto. Non solo, questo apre questi ordini al loro stesso intrinseco nichilismo, cioè un ordine di questo tipo può benissimo affermare di se stesso di essere intoccabile, costituzione rigida, ma di fatto è inevitabilmente esposto alla contingenza. Nessun ordine premoderno pensava a se stesso come esposto alla contingenza. Mai gli ordini sono esposti alla contingenza. Tutti gli ordini moderni sono esposti alla contingenza perché sono artificiali. Sono artificiali in senso forte, cioè sono degli artifici, cioè sono delle posizioni. E se sono delle posizioni, contengono, nascono da una negazione che non può mai essere eliminata. Detto ancora in un altro modo, l'universale non può mai essere universale. Cioè, contiene un principio di esclusione. L'universale vale per tutti, ma non per te. L'universale è particolare. Per questo non puoi parlare della modernità senza parlare di teologia politica. Perché solo il livello teologico ti fa capire il nichilismo del moderno. Non la critica dell'economia politica, di cui non ci importa nulla, ma la critica della modernità, che puoi fare soltanto a partire dal punto di vista teologico, scoprendo che la modernità funziona come una macchina teologico-politica senza il fondamento divino. Voi direte, ma l'aveva scoperto Hobbes. E infatti Schmitt passa un bel po' di anni a lavorare su Hobbes, con la differenza che Schmitt nega l'assunto di Hobbes. L'assunto di Hobbes è: si può creare un ordine artificiale in assenza di Dio. Ma perché la creazione di quell'ordine artificiale non è altro che la obbedienza a un comando divino. Sta a vedere che Dio comanda qualche cosa di impossibile. Dunque, se Dio lo comanda, vuol dire che è possibile. E Schmitt dice, dov'è che Dio comanda di vivere in pace? Il Dio assente, come può parlare nell'età del suo sottrarsi? Nell'età del suo sottrarsi, l'universale è impossibile. Ogni universale è nato da una decisione, esposto al nulla che esso contiene, e è intrinsecamente particolare, cioè contiene la propria negazione, contiene il nemico. È la negazione non dialettizzabile. Questo ultimo grande concetto che mette in campo, cioè il concetto di nomos, detto in un altro modo, questo mondo lo si spiega andando a cercare qual è l'orientamento dell'ordinamento. E l'orientamento dell'ordinamento è dato dalla Landnahme, dalla Seenahme, cioè dalla presa della terra e dalla presa del mare. Cioè all'inizio c'è un atto di appropriazione, poi di partizione e poi di produzione. Non esiste un ordine che sia neutro, non esiste un ordine che non abbia dentro e non prima di sé, dentro di sé,
un elemento di taglio, per tagliare, tracciare il confine, e l'ordine è orientato dal taglio originario. Io sto di qua, tu stai di là. Non esiste un ordine neutro, meno che mai un ordine universale. Siamo condannati alla particolarità, alla contingenza, al conflitto. Lo Stato è un'entità che ha bisogno di un fondamento e non ce l'ha e non lo potrà mai avere. È umanamente istituito. Questa è la teologia politica di Grimm. Che cosa trovi? È uno strumento critico potentissimo, fa a pezzi il diritto costituzionale. Ne dimostra, un giurista normale dice, ne dimostra la dipendenza dalla politica. Schmitt dice, no, la dipendenza, dimostra che il diritto costituzionale contiene il politico. È molto peggio, non dipende dal politico, lo contiene. E dimostra che la produzione di ordine è una coazione e al tempo stesso una impossibilità. Schmitt è il grande nemico di tutto ciò che è neutrale e universale. La teologia politica a lui non serve come strumento di mediazione, serve come strumento che mostra lo sfondamento originario di ogni mediazione. Lo stesso concetto di nomos, come vi dicevo, non è un concetto di fondamento, è un concetto di sfondamento, che poi il nomos è orientare, ortum, è un ordine orientato, cioè non neutrale.